Tra pochissimo, nuova edizione del telegiornale di Med24 Channel. In apertura ci occuperemo di salute in auto, parleremo poi del traguardo dei 1000 trapianti di organo superati al Bambin Gesù, parleremo di antibiotici e adesione terapeutica, di teoria del rischio in ambito sanitario. Ci occuperemo poi di un'alleanza multidisciplinare per eradicare l'epatite C. Parleremo anche di cataplessia pediatrica e infine il consueto spazio dedicato alla nostra rubrica Salute E con la dottoressa Maria Elisa Damiani. Il quesito di oggi è: i tatuaggi possono scatenare delle patologie? L'epatite C in Italia ha colpito centinaia di migliaia di persone. Dalla scoperta del virus nel 1989 ha causato in questi ultimi 30 anni oltre 100.000 morti per cirrosi epatica o tumori del fegato. Dopo 30 anni in Italia vi sono ancora oltre 200.000 persone stimate con infezione da HCV. Oggi, grazie alla ricerca, possiamo facilmente sconfiggere il virus in poche settimane con una terapia per bocca semplice e non tossica. Rivolgiti al tuo medico o allo specialista. Aiutaci a cancellare l'epatite C. L'epatite C è un rischio quotidiano e accorcia la vita. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il telegiornale di Med24 Channel. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo il nostro indirizzo mail a vostra completa disposizione, direttore@med24channel.tv. In apertura di questa edizione parliamo di torcicollo, mal di schiena, ma anche gambe gonfie e dolori muscolari. Sono sintomi comuni per chi trascorre molto tempo in auto, quando si fanno lunghe percorrenze o si passano ore in fila. E se l'ambiente all'interno della macchina fosse amico della nostra salute? Se quel tempo perso al volante diventasse tempo guadagnato perché fonte di benessere? È proprio in questa direzione che si sta muovendo la medicina che si è riunita a Modena all'interno del workshop Automotive, ricerca, medicina e salute in auto. L'appuntamento, all'interno del cartellone del 20° congresso nazionale del Collegio Italiano di Flebologia, è stato parte integrante delle giornate di studio proprio perché molti sono gli effetti che la guida può avere sul sistema vascolare. Il servizio di Delia Sevelin. Quando le posture alla guida possono essere dannose per la salute? Dal punto di vista della medicina del lavoro, che è la mia disciplina, qualsiasi tipo di postura fissa può essere per l'apparato muscolo-scheletrico vascolare e per l'apparato neurologico una causa di affaticamento e di causa anche di patologie. Particolarmente quindi una guida, una postura a sedere prolungata in una condizione non ergonomicamente ottimale, così come una postura del braccio, quindi del cingolo trapezio scapolare, mantenendo il volante a lungo in una posizione fissa, può essere una causa di affaticamento oppure di compressione dei fasci vascolari e neurologici. Le auto moderne prestano attenzione alla salute del guidatore? Senza dubbio le automobili moderne sono sviluppate per tenere in grande considerazione sia la salute che la sicurezza dei propri passeggeri. Si tenga presente che alcune case costruttrici hanno garantito che entro un certo anno, comunque nel prossimo decennio, avrebbero prodotto automobili che garantivano il zero incidenti mortali. Quindi dal punto di vista della sicurezza i sistemi elettronici e la progettazione sono assolutamente, hanno fatto dei passi da gigante rispetto anche solo a 10-15 anni fa. Dal punto di vista della salute invece ci si sta lavorando perché in questo momento si sta tenendo in considerazione sia l'ergonomia, quindi la prevenzione di posture non corrette alla guida, sia dal punto di vista dell'efficacia dei sistemi, quindi di una guida corretta, sia dal punto di vista appunto di quello che dicevamo prima, evitare l'affaticamento dell'apparato muscolo-scheletrico prevalentemente. Superata la soglia dei 1000 trapianti di organi solidi al Bambin Gesù, con i 3 interventi eseguiti nei giorni scorsi, 2 di rene e 1 di fegato,
Dal 1986 ad oggi il numero dei trapianti effettuati nell'ospedale pediatrico della Santa Sede è arrivato a 1.002, 419 di rene, 330 di cuore e polmone, 252 di fegato e 1 di intestino. Il primo organo ad essere trapiantato nel 1986 fu un cuore destinato a un bambino di 11 mesi. Nel 1993 il primo trapianto di rene, nel 2008 il fegato e nel 2010 l'intestino. Grazie ai progressi della medicina e alla messa a punto di tecniche sempre più sofisticate, la percentuale di sopravvivenza dei pazienti trapiantati al Bambin Gesù è in continua crescita. A 5 anni dal trapianto è dell'88% per chi ha ricevuto un cuore nuovo, del 98% per il rene, del 96% per il fegato. Oltre ai trapianti di organi solidi, cuore, polmoni, fegato, intestino, reni, pancreas, vengono effettuati trapianti di cellule di tessuti, cornea, membrana amniotica, omograft e impianti di cuore artificiale. Nel 2018 sono stati eseguiti 186 trapianti di midollo, 29 di cornea, 39 di omograft, 5 di membrana amniotica e 8 impianti di cuore artificiale. Più di 1000 trapianti è un traguardo che ci riempie di orgoglio perché a tanti bambini è stata data una nuova possibilità di vita, sottolinea il dottor Luca Dell'Ostrologo, responsabile dell'unità di clinica del trapianto renale del Bambin Gesù. Dopo 33 anni di attività sempre più intensa, sono incoraggianti i dati sulla sopravvivenza dei nostri piccoli pazienti, nonostante molti trapianti vengano effettuati su bambini con situazioni cliniche di partenza estremamente gravi e complesse. A Palermo adesso per il 18° congresso nazionale della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, oltre 1000 specialisti si sono dati appuntamento per parlare non solo di HIV e HCV, ma anche di antibiotico resistenza e di malattie sessualmente trasmesse. Clamidia, papillomavirus, sifilide, AIDS, patologie purtroppo in aumento, soprattutto tra i giovani, troppo spesso disinformati. A tenere banco è stata però anche e soprattutto la necessità di avere a disposizione nuovi antibiotici e di promuovere una corretta adesione terapeutica. Il nostro direttore Luca Borghi ha incontrato il dottor Marcello Tavio, che proprio a Palermo è stato eletto nuovo presidente della SIMIT. Dottor Tavio, nuovo presidente SIMIT, parliamo subito di una problematica estremamente attuale, i nuovi antibiotici. Nuovi antibiotici, argomento fondamentale per affrontare le nuove emergenze che derivano dai germi multiresistenti, laddove per resistenza si intende appunto la resistenza ai vecchi antibiotici. Quindi tremendo bisogno di nuovi antibiotici e assoluta necessità di proteggerli dall'insorgenza di nuove resistenze. Abbiamo un bisogno estremo di allungare la vita dei nuovi antibiotici, perché altrimenti a medio termine rischiamo di tornare nella situazione da cui stiamo cercando di uscire. Con un bisogno altrettanto forte di una forte alleanza tra il medico, un'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente per una maggiore adesione terapeutica. Assolutamente sì. L'adesione terapeutica massima si ottiene se il medico può spendere più tempo con il paziente. Il paziente ha bisogno di essere istruito, informato su quella che è l'importanza dell'antibiotico per proteggere la sua salute e quella degli altri attraverso il fatto di evitare l'insorgenza di nuove resistenze. Voltiamo pagina e torniamo a parlare di sanità sostenibile attraverso l'applicazione della teoria del rischio. Di questo e di modelli organizzativi più consapevoli si è parlato a Salso Maggiore Terme, all'interno del workshop promosso da Schultz Risk Center e dal suo direttore tecnico, il professor Luigi Pastorelli. L'iniziativa, svoltasi nell'ambito del 10° convegno di traumatologia clinica e forense, ha acceso anche i riflettori sull'importanza del consenso informato in radiologia riferito ai minorenni, della corretta somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero e di dispositivi medici, ma anche del travaso dell'expertise della sanità militare in quella civile. Argomenti oggi più che mai di attualità per tentare di dare ossigeno a un sistema sanitario che rischia di perdere terreno. Per saperne di più, Valerio Lomuzio ha incontrato il professor Antonio Farneti, ordinario di medicina legale.
Senta professore, ma perché è importante un incontro, un workshop di questo tipo? Perché si parla di risk management, cioè di valutazione del rischio, prevenzione degli effetti collaterali e dannosi nell'ambito della sanità pubblica, della sanità ospedaliera, ma della sanità comunque intesa, insomma, e argomenti estremamente importanti nella prevenzione di eventuali effetti dannosi per i pazienti. E questo è lo scopo di questi incontri fra persone che si dedicano a queste attività. E la medicina legale, o perlomeno una preparazione medico-legale dei manager che si occupano di questi problemi in ambito ospedaliero, in ambito ASL, è a mio parere fondamentale, una base importantissima. Ecco, ma dall'alto della sua esperienza c'è stata un'evoluzione nel campo della prevenzione del rischio in questo senso qui? Sicuramente c'è stata un'evoluzione, perché attualmente molti ospedali hanno la gestione del rischio clinico, cioè qualcuno che è appositamente dedicato a questo tipo di attività, e che comporta ovviamente la possibilità di identificare nei percorsi terapeutici e assistenziali dei momenti che possono diventare rischiosi e prevenirli. Rispetto a prima, cosa è cambiato? È cambiato che prima accadeva l'effetto, dopodiché sulla base di quello allora poi si prendevano provvedimenti per evitare che accadesse di nuovo. E invece adesso si cerca di prevenire, quindi che non accada neanche la prima volta. Infettivologi, epatologi e internisti assieme per rafforzare una collaborazione nella pratica clinica per sconfiggere il virus dell'epatite C, secondo le indicazioni OMS, entro il 2030. Questo è l'obiettivo di HCV Be Fast, Be Different, un ciclo di incontri multidisciplinari che ha girato mezza Italia, da Milano a Matera, da Roma a Torino, per identificare dei percorsi clinici condivisi per l'individuazione e l'invio al trattamento antivirale dei pazienti nei quali l'infezione da HCV non è stata ancora diagnosticata. Il servizio di Maria Mezzetti. Alla luce del cambiamento della gestione dei fondi, come verranno gestiti gli screening? In questo momento in Italia non c'è una politica di screening di massa, ma lo screening viene fatto on demand, ossia quando il professionista, il medico, ritiene che il paziente può essere a rischio di epatite, in generale, in particolare di epatite C, viene richiesto il test dell'epatite C. Il problema è che in questo momento, ovviamente, non facendo uno screening di massa, si tende a fare quello che è il cosiddetto case finding, ossia cercare di screenare quelle che sono le popolazioni a rischio, in particolare pazienti tossicodipendenti oppure pazienti carcerati. Chi ha la cirrosi è più esposto al tumore al fegato? Senz'altro chi è alla cirrosi è un paziente che è molto esposto al tumore al fegato, ha un rischio molto alto di sviluppare un tumore del fegato, nonostante possa essere eradicato l'epatite C. Ma poi è tutto evidente che eliminare il virus aiuta nella prevenzione del tumore del fegato, e i pazienti che sono stati eradicati, ossia sono guariti dall'epatite C, in ogni caso devono entrare in programma di sorveglianza per il tumore del fegato effettuando un'ecografia ogni 6 mesi. In Italia la narcolessia colpisce circa 4 persone ogni 10.000 abitanti. I pazienti a cui è stata diagnosticata e trattata la patologia sono circa 1.000, nonostante la stima approssimativa di un sommerso di circa 24.000 casi, colpa di diagnosi tardive e di scarsa formazione medica. La narcolessia viene infatti spesso scambiata per epilessia, psicosi, schizofrenia, depressione, disturbi del movimento o altro. Oltre al problema delle diagnosi errate, c'è quello del ritardo diagnostico, confermato dai risultati di numerose ricerche. I 2 centri europei più all'avanguardia per la cura e la ricerca sulla narcolessia sono l'Università di Bologna e quella di Montpellier. E proprio a Bologna si è svolto un incontro clinico per fare il punto della situazione. Per far luce su questa malattia rara in modo divulgativo, il nostro direttore Luca Borghi, a margine del convegno, ha incontrato il professor Liborio Parrino.
L'ipersonnia nell'adulto, sintomatologia e diagnosi, tardiva? Sì, purtroppo spesso è tardiva, nel senso che molti adulti si rendono conto di non avere abbastanza energia durante il giorno, si sentono stanchi, affaticati, poco concentrati, magari anche distratti e nelle forme più estreme sono anche incapaci di mantenere la vigilanza sostenuta, soprattutto quando, e lì si confessano in maniera molto innocente, dice io vado, ma quando mi rilasso, mi trovo in una condizione di minore impegno motorio e intellettivo, ecco che mi cade il cuore e mi addormento. E chi vive con loro, un familiare, la moglie o il marito, conferma che c'è questa tendenza ad avere questa doppia valenza, attivi quando si può essere attivi, ma molto molto fragili e vogliosi di sonno quando si è lasciati un attimo in pace. E questo deve diventare un piccolo segno di interesse, una sentinella per chi magari ascolta questi pazienti, magari anche il medico di famiglia o lo specialista a cui queste persone magari si rivolgono e dice ma io sto bene se vado, se non vado mi appisolo. E questo è un elemento che non deve essere sottovalutato. La causa principale è quando hai dormito male per molto tempo, un periodo stressato per lavoro, per impegni familiari, per malattie. A volte anche i farmaci stessi prescritti in maniera forse troppo disinvolta e poco attento sugli aspetti della vigilanza possono dare questo fenomeno che alla fine non va sottovalutato perché può diventare pericoloso, perché se sei seduto in casa non succede niente. Se sei seduto dietro un volante e stai andando a 150 km all'ora sull'autostrada forse è meglio essere un po' più prudenti. E chiudiamo come di consueto con la nostra rubrica Salute E con la dottoressa Maria Elisa Damiani, responsabile dell'unità operativa di igiene dell'azienda USL Bologna Ovest, con cui andremo alla scoperta del mondo dei tatuaggi sotto il profilo sanitario. Il quesito di oggi è: i tatuaggi possono scatenare delle patologie? Scopriamolo insieme. Quali patologie possono nascere con un tatuaggio? Con un tatuaggio possono nascere patologie sia locali che generali. Patologie locali a livello cutaneo e del derma sono dovute a infezioni locali come sono ad esempio l'erisipela, l'impetigine, poi anche altre malattie micotiche. Patologie generali invece sono molto importanti, possono essere molto importanti, possono essere ad esempio l'epatite sia B che C, ma anche l'immunodeficienza acquisita, la sindrome da immunodeficienza acquisita e perfino il tetano se uno non avesse l'immunità per questo tipo di patologia. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale di Med24 Channel. Grazie a tutti voi per averci seguito. Prossimo appuntamento giovedì alle 14. Buona serata.